Padre Libera con la professoressa Serena Mari, con lei che si è occupata di portare qui questo evento, della realizzazione di questo evento. È stata una bellissima manifestazione. Grazie. Allora, mi sembra doveroso innanzitutto parlare della nostra dirigente scolastica, perché diciamo che è stata lei la promotrice di questa adesione a questo progetto. E va ricordata anche la nostra vicepresidente, che veramente oggi è assente, la nostra professoressa Lorena Calcara, che aveva organizzato già parte della manifestazione. Quindi mi sembra doveroso innanzitutto ringraziare loro. Io sono qua come referente del progetto e il nostro istituto dall'anno scorso, dietro alle indicazioni del MIUR, diciamo che si propone attività di cittadinanza attiva, una sorta di service learning, cioè una scuola dentro fuori, in modo tale che i ragazzi non apprendano solo conoscenze e nozioni, ma vivano il territorio e conoscano Attraverso questa pianta, la scuola cosa vuole trasmettere ai i varienti. ragazzi? Ecco, Qual è come aveva l'obiettivo? anticipato bene il colonnello, diciamo che la pianta rappresenta sia una risorsa ambientale, quindi noi sposiamo un concetto di risorsa ambientale e memoria. Abbiamo accolto proprio quest'idea di avere un simbolo naturale che rappresenti la memoria, perché guai se non si ricordassero persone che hanno dato la loro vita. In questo caso il loro percorso sarebbe stato del tutto sterile e inutile. Invece è doveroso ricordare Giovanni Falcone e tanti altri come lui, lo stesso Borsellino, grande amico, che hanno lasciato in noi questa memoria. Questo senso di legalità e di giustizia che dobbiamo trasmettere attraverso appunto queste attività, queste manifestazioni, un service learning, ripeto.